Siamo qui davanti all'Enrico Cocchia, tutta questa fila che si fa di giorno e anche di notte per le iscrizioni in determinate sezioni. Tutto questo si potrebbe fare online, ma ci sono i genitori che si sono autogestiti e hanno dei bigliettini e delle prenotazioni. Insomma, uno non viene, non deve lavorare, non lavora per venire a prenotare il proprio figlio, nottate, mattinate, ecco quello che succede. Stiamo vedendo questa fila così lunga, insomma, che succede? Dobbiamo iscrivere i ragazzi a scuola, è sempre questa solita indecente trafila, purtroppo. Infatti questo ci hanno segnalato, ma come mai poi? Non dovrebbe essere un modulo da consegnare semplicemente in segreteria? Sì, sì, c'è un modulo da consegnare, però c'è un ordine per la scelta delle sezioni e quindi chiaramente poi chi ha priorità di iscrizione in una sezione, se non fa la fila resta fuori e questo è il problema. Quindi bisogna fare la fila, ma quindi organizzata direttamente dalla segreteria? No, 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 è auto-organizzata dai genitori. Quindi bisogna ci autodiscipliniamo la fila, sì. Mi spiegate un attimo la situazione? Eh beh, la conosci bene, non è il primo anno, oramai da sempre così. Non dico, come mai non basta andare in segreteria e presentare un perché vi devono far stare qua sotto la pioggia? Ce lo chiediamo, non è la prima volta che lo faccio, ce lo chiediamo sempre, ma se il preside ha deciso di utilizzare questo sistema per l'iscrizione ci adeguiamo. Cioè, so che ci sono dei bigliettini che bisognava prenotarsi, bisognava lasciare, insomma, come funziona? Ci si iscrive a una lista e quello è l'ordine da rispettare, però quella lista potrebbe, per evitare che venga modificata, bisogna piantonarla, ecco. Possiamo chiedere il perché di tutta questa fila incredibile? Lui è l'organizzatore. Speriamo bene. Per iscrivere i propri figli bisogna fare dei sacrifici praticamente? Tanti, tanti sacrifici, questo è uno dei tanti. Lo facciamo volentieri. Ma come mai non si potrebbe entrare in segreteria e presentare un modulo? Cioè, come mai? Il perché di questa fila così? Ma questo in verità non, tecnicamente so poco. Che tutta questa problematica dal mio punto di vista la si poteva evitare ovviando, visto che viviamo e conviviamo con i mezzi tecnologici, di fare queste preiscrizioni via web, evitando in maniera civile e soprattutto a persone intelligenti eventuali ipotetici casini. Non si dovrebbe fare in segreteria normalmente, perché bisogna stare qua fuori? Sì, perché è tipo come dal dottore, che si prendono i numeretti e si entra una alla volta, giusto per... Quindi bisogna auto-organizzarsi, prendere i numeretti fuori e poi entrare dentro? Sì, una lista, sì. Capito. Ma come mai pure la nottata hanno fatto? Non lo so, gente che forse aveva paura che passasse qualcuno avanti. È una cosa, è una consuetudine. Se mi spiega. No, non lo so neanche io. Siamo in fila. Anche di notte guardate quante macchine ci sono, tanti genitori ad attendere il proprio turno per tutta la notte per cercare di arrivare primi poi la mattina per prenotarsi. Siamo entrati all'interno della scuola Enrico Cocchia per cercare di parlare con la preside, che però non ci ha voluto assolutamente ricevere. Ha detto che non rilasciava dichiarazioni e alcuni suoi collaboratori hanno detto che loro con la fila esterna non c'entravano assolutamente nulla. La preside non riconosce la lista, okay. Ma non è la scuola, sono le persone che la fanno. And I want to be me.